Bentornato. Oggi è mercoledì 9 marzo 2022. Quali sono i tuoi segni oggi? Oroscopo Cancro. Mattinata da impiegare al meglio, poi relax. Sarà la forza del femminile, perché la festa della donna si incunea a mezza via tra le calende dedicate a Giunone e la navicella di Iside e la festa di Anna Perenna, oppure per la luna per tutta la mattinata in segno femminile. Sta di fatto che oggi creatività, intuito, sensualità fanno da padroni. Numerose le opportunità e le sorprese, potenziati dal pensiero positivo, ovvero dal sestile luna Giove, e dall'ottimismo che mettete in tutto ciò che fate. Già da bambini avete scoperto la regola, ridere fa bene, sdrammatizza i momenti no e migliora le possibilità, ecco perché inframmezzate le vostre iniziative con una storiella divertente o canticchiando un motivetto a mezza voce. Dolci e promettenti le amicizie, qualche grana in più, invece, in amore, specie dal pomeriggio, quando la bianca signora si abbiocca, mentre Venere e Marte soggiornano in campo neutrale senza degnarvi di un'occhiata. Appagamento dei sentimenti in amore, nella coppia si stabilizza il rapporto e insorge una collaborazione, anche in campo economico, come un'attività, un commercio. Unione vantaggiosa non solo dal punto di vista sentimentale. Buone prospettive economiche per la coppia. Incontri a sorpresa con ex partner, o persone che potrebbero anche crearci imbarazzo. I single particolarmente potrebbero incontrare persone a loro care con le quali si riannodano i rapporti. Oggi una persona vi aiuterà a nutrire ancora più dubbi di quelli che avete. Siete sicuri di tutto ciò che pensate? Oggi i pianeti predispongono ai grandi ritorni, per molti di voi ci potrebbero essere ritorni di fiamma e imprevedibili visite. Aspetti che l'amore bussi al tuo cuore. Ma sei davvero sicura di avere il cuore libero e di essere disposta ad aprirgli? Ottimo influsso di Giove e Saturno sul vostro umore, provate a sfruttare questa leggerezza per sgombrare il vostro cuore dalle macerie del passato. L'amore oggi si propone con qualche piccola tensione dovuta a una latente gelosia, potreste ricevere anche qualche regalo ma la vostra gelosia si farà sentire più del solito. Decisione importante da prendere entro oggi che riguarda l'amore e la sfera dei sentimenti, non abbiate timore di chiedere un chiarimento se necessario. State facendo la cosa giusta. Non tornate più indietro ve ne pentireste. Lasciate perdere una situazione che potrebbe rivelarsi pericolosa. Non avete bisogno di altre complicazioni in questo momento. Avrete voglia di distrarvi, se potete fatelo con la persona a voi cara organizzando qualcosa di carino e fategli una sorpresa. Ci sono persone che oggi avranno bisogno del vostro intervento, quantomeno un sostegno morale. Il tema forte del giorno è la comunicazione. Non aver paura di dire tutto quello che ti sta a cuore, vedrai che in famiglia lo prenderanno bene. Hai cose importanti da dire e loro ti ascolteranno. Oggi è una buona giornata per cercare nuove tattiche da usare sul luogo di lavoro per farsi notare dal capo. Coordinate il lavoro, se vi può far sentire meglio più a vostro agio, ma ricordate che l'aiuto degli altri vi sarà quasi indispensabile, quindi non tiratevi indietro. Festa della donna con il sole nel segno dei pesci che, come il vostro, appartiene alla metà dei segni femminili dello zodiaco. Gli altri sono il toro, la bilancia, il sagittario. L'Aquario. Quale tra i tanti è il personaggio femminile che si è distinta nel vostro segno per le sue qualità di donna capace di affermare i diritti dell'altra metà del cielo? Ma, senz'altro tra le tante, Malala Yousafzai, attivista e blogger pakistana soli 20 anni la più giovane vincitrice del premio Nobel per la pace, nota per il suo impegno per l'affermazione dei diritti civili e del diritto all'istruzione delle donne, diritti negati da una legge dei talebani nel suo paese d'origine. Molto importante adesso che il segno del cancro metta una pietra sopra al passato. Lo so che è molto difficile per un segno di acqua, i segni di acqua infatti si nutrono di ricordi. Ma se i ricordi fanno male bisogna andare oltre. Mattinata dolce, con la luna amica in sestile, pronta a convogliare a sua volta anche il raggio fantasioso di Nettuno e se Plutone brontola attirategli le orecchie.
con lui ce la farete, ma con la luna malmostosa e ripetitiva in dodicesima casa dal pomeriggio, vi dovrete rassegnare ad ascoltare. E non sarà una poesia romantica, piuttosto una serie di rampogne. Amore ed Eros. L'amore è nelle retrovie, se la coppia c'è vi sentite trascurati, perciò mettete il muso e cominciate a lagnarvi. Anziché ammorbare gli altri provate a tenere un diario, vi accorgerete che i vostri guai sentimentali dipendono in gran parte da voi. Più fiducia nell'amicizia che nell'amore, se un ricordo brucia ancora meglio non tornarci troppo spesso col pensiero. Dedicato alle donne, bella serata tra amiche rivangando i tempi del liceo, di prammatica l'allegra pizzata, con coscienza di sé e senza invidia per i maschietti. Cari Cancro, dovete essere più positivi. Mercurio torna favorevole il 10 marzo. Per quanto riguarda il lavoro, nel fine settimana ci sono buone intuizioni. Vi piace vincere, ma avete bisogno di stimoli. Altrimenti rischiate di rintanarvi nella solita routine e non dare il massimo. Inutile nascondere questa palese insoddisfazione in amore. Appena provate a muovervi in una direzione arrivano cascate di dubbi. Urge una scossa, non trascurate le situazioni che nascono per caso. Smorzate qualche piccola tensione e vi ritrovate in armonia con la persona che avete accanto, dimenticando completamente i dissapori precedenti. La vostra tipica tenerezza è la magica chiave che apre porte che erano apparentemente chiuse a diverse mandate. Lavoro e denaro? Creatività al ribasso, ma come esecutori siete uno splendore, organizzati, precisi e sempre disponibili a dare una mano. Facile anche la comunicativa e curando di più l'aspetto con tocco di eleganza e raffinatezza in più fareste un figurone. Non c'è soltanto il luogo di lavoro ma anche la casa. Cercate di essere più collaborativi tra le mura domestiche, questo aspetto in voi potrebbe poi aiutarvi a mostrarvi ancora migliori di quello che siete. Si rende necessario in questa giornata sistemare i vostri introiti e capire come investire il vostro denaro. Un amico di vecchia data molto competente in materia di economia e finanza vi aiuta dandovi le dritte più giuste, quelle che si confanno al vostro caso. Chi maneggia i soldi per professione sia attento in questa giornata. Benessere. Pelle asfittica, forse state troppo al chiuso. Oppure non la condite abbastanza, ricordate le virtù dell'olio di oliva. I livelli di stress hanno raggiunto picchi così elevati da ripercuotersi sul vostro stomaco. Una soluzione per risolvere eventuali malesseri digestivi, può essere rappresentata da un infuso di anice. Per lei, covate un sentimento segreto e fate di tutto per dissimularlo, a costo di rendervi antipatiche agli occhi dell'oggetto delle vostre brame. Motivo? Non siete masochiste, lui è il fidanzato della vostra amica. Per lui, inutile macerarvi per una storia che non va più o che siete stati voi stessi a mollare, salvo poi pentirvene due minuti più tardi. Bando all'orgoglio e alle paranoie, chiamatela, magari c'è ancora spazio per un replay. Colore delle emozioni, porpora. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 8. Finanze, 6. Benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.